Salve ragazzi, benvenuti su Piede di Luzio. Oggi ore 21.05 del 15 dicembre 2012 e voglio portare in risalto quello che accadrà lunedì sera sulla Rai il giorno 17 dicembre 2012 da parte di un noto comico che reputo che ha le capacità, le doti di essere un ottimo comico, ma quello che io non sopporto di questa persona, Roberto Benigni in persona, che faccia della comicità sulla Rai con un bel cachet, ragazzi. Ok, lui che si è presentato ad ottobre sulla Rai, un'anteprima sua apparizione sulla Rai stessa, sempre lunedì, come ho già citato, sulla La più bella del mondo, che parla della Costituzione italiana. Ok, tu fin qui non ci sarebbe niente da dire, ma il fatto che il comico voleva mettere in ridicolo Attilio, che così lo chiamava sulla Rai, come ha messo in ridicolo tanta altra gente che sta sulla Rai, come può essere la Carrani Tempi o Pippo Baudo, Fazio o quant'altro, insomma. Però lui, e parlando male anche di Berlusconi, logicamente, che è uno che guarda solo il tornaconto economico nel far politica, nel scendere in campo, prendendolo in giro su questa parola scende in campo, ma lui non si ricorda mai in trasmissione di dire: io, beh ragazzi, per star qui ho chiesto solo per una trasmissione di un'oretta 400.000 euro, ok? Naturalmente per la trasmissione lui ha chiesto, che sarà in due puntate, almeno così dicono, ha chiesto 1.800.000 euro più altri 4 milioni per una serie di puntate sempre su Dante, fa un revival di quello che ha fatto nel 2007 per la primavera, logicamente. Questo dovrebbe scrivere a pieni titoli insieme a quello che è il titolo del suo programma in Rai 1. Poi dopo la gente deciderà se guardarlo o non guardarlo, se gli piace sorridere con la sua capacità di fare il comico anche in questi periodi di crisi, perché lui non ha diminuito il cachet. Ha chiesto poco più di 1 milione in meno rispetto nel 2007. Ha capito? Per qualche ora di trasmissione. Logicamente lui, per me, come comico, non ha più voglia manco di fare i film. Che i film sono impegnativi. Sono un anno di regia, anche 2 anni magari, per montarlo e crearlo. Con una trasmissione televisiva magari fa più soldi con qualche giornata di lavoro, insomma. E si prende 6 milioni. Quindi ragazzi, boicottiamolo, non andiamolo a guardare. O se lo scegliamo, poi non ci lamentiamo che a gennaio aumenterà il canone della Rai. Ebbene sì, vi do anche questa anteprima: aumenterà di qualche euro il canone della Rai grazie a questi programmi che portano 10 milioni di ascolti per la Rai, e logicamente chissà di poter avere questo potere mediatico, lo sfrutta bene anche una persona come Benigni, che naturalmente si caratterizza per essere un contestatore, alla faccia del contestatore, voglio dire. Se era un contestatore faceva il comico in piazza, magari faceva il comico da un'altra parte, nei teatri, ok? Ma lì viene pagato poco e non lo fa più, lo faceva da giovane, da bambino. Ok, ha creato il suo brand forte e adesso si fa uomo da tanti milioni di euro, che 100.000 persone ci vivono con 6 milioni di euro per tutta la vita. Queste 100.000 persone si vedono beffate, rimangono nei bordi della strada a fare il barbone, mentre lui con 6 milioni di euro, avendo 60 anni e avendo compiuti un mese fa, la Rai gli ha regalato questo bel biglietto da 6 milioni alla sua testa per il suo 60° anno. Auguri Benigni, grazie ancora di essere con noi, logicamente grazie che gli italiani sono sempre coglioni, che logicamente per ascoltare uno parla della Costituzione italiana, per dirci quello che noi possiamo leggere tutti i giorni in qualsiasi giornale o internet o quant'altro, perché dice che è fondata sul lavoro, dice che la Repubblica naturalmente è una indivisibile, che si rispetta la libertà religiosa, che la bandiera italiana è fatta dei 3 colori, che è fondata sul fatto che quindi c'è i diritti inviolabili dell'uomo, quindi che su sesso, lingua e religione, che vengono rispettate le minoranze linguistiche e quant'altro. Si parla di questo, ok? Non è che si parla di che si studia alle superiori, logicamente. Lui ha messo in scena questa Costituzione perché ha preso in voga il cappello di quello che è la situazione politica in questo momento, e logicamente questa bella ideuccia 6 milioni ci costa, e noi italiani pagheremo 10 euro in più di canone Rai quando è a gennaio l'ora di pagare, e pagheremo contenti, e come dice Striscia Notizia, io pago. Ragazzi, dopo non dite che non vi ho detto per quale motivo vi trovate sempre con meno soldi in tasca.
perché scegliete questi canali, scegliete questi programmi e naturalmente tutti fanno parte di questa politica, ok? Nessuno dice qualcosa per niente, tutti lo fanno con il loro tornaconto e finiamola di dirci, etichettarci, io sto con Benigni e quindi non mi schiero con Berlusconi, no. Benigni si è schierato con Berlusconi, scende in campo anche lui, perché ogni anno, ogni 2-3 anni ha bisogno di soldi, perché logicamente gli piace fare la vita da nababbo, non la vita da morto di fame, logicamente. Poi di 400.000 euro presi a Sanremo, non si sa, lui dice che è andato in beneficenza, ma anche lì c'è omertà, non si sa di preciso. Ragazzi, vi saluto, siamo a Senigallia.